Buongiorno da Piercarlo Lave e Alessandria Post. Siamo in collegamento con Federica Ghisolfi per una cronaca dell'incontro Alessandria-Olbia terminata da poco. Vai Federica. Un risultato doveva essere il risultato la vittoria dell'Alessandria, anche se sofferta contro l'Olbia. L'Olbia si presenta a Mocadata con la novità in panchina di Simone Peribocchi, mentre l'Alessandria arriva a questo incontro delicato, come saranno da qui alla fine del campionato, dopo pareggio in trasferta. Braglia ma mi canzò con il solito 4-4-2 con Bannucci, Ceglia, Gozzi, Piccolo, Barlocco, Maras, Cattola, Mezzavino, Iocolano, Gonzalez, Boccalol, mentre Tiribocco con il 5-3-2 con Ricci, Pinna, Bonetto, Pisano, 40, Cotani, Seola, Geroni, Pired, Ragazzo, Coco. Il primo a farsi vedere tra le due squadre è l'Olbia al settimo, dove Pired serve Cotani, grande respinta di Bannucci. La risposta immediata dei grigi con Boccalone, il quale conclude centrale, sera sulla quale si avventa Barlocco, pallone che è scialato di poco. Olbia si vede di nuovo in avanti al 10esimo, tiro di Ragazzo, Vannucco parla con la mano di richiamo. L'Olbia va sorprendentemente in battaglia al 23esimo con Ragazzo. Praticamente nella prima mezz'ora i grigi sono sottotono, sono superficiali, dove anche i giocatori di picco non giocano bene. Al 36esimo gol annullato ai grigi, Boccalone in sacco su assist di Marra, in presunta posizione di fuorigioco. Succede l'incredibile tra il 42esimo e il 43esimo, dove l'Alessandria ribalta il risultato. E va sul pareggio con Adriano Mezzavilla su colpo di testa. E va in vantaggio con un diagonale da sinistra di Manuel Marra, reazione che la grande squadra meno male che c'è stata. Seconda trazione dove l'Alessandria cerca di amministrare il risultato e l'Olbia non riesce praticamente mai a farsi vedere dalle parti di Gianmarco Bannucci, dove l'Olbia rimane addirittura in 10 dal 55esimo. Braglia effettua tre cambi, entra Ivacqua al posto di Boccalone, Mezzavilla al posto di entra al posto di Mezzavilla, entra Nicco e al posto di Mava entra Sosa. Un'azione meno male che c'è stata, ma da una squadra che si lotta per la Serie B si prescinde ben altro. Certo, evidentemente qui siamo di fronte a un altro campanello d'allarme, questa volta purtroppo anche in casa, proprio per i motivi che hai detto in sostanza. Una squadra che lotta per la Serie B e che in casa ha sempre vinto con segnando una serie di gol contro una squadra che lotta per non retrocedere o quasi. Il fatto che sia andata in svantaggio, che poi abbia segnato nella parte finale del primo tempo, ma che nel secondo tempo, nonostante l'Olbi in 10, non sia riuscita a segnare, considerando che la Cremonese ha vinto 3-1, direi che qualcosa va messo a registro, perché a questo punto, se no, potrebbero esserci dei problemi. Il prossimo turno, Federica, sarà un turno. Ecco, sì, sarà un turno importante perché l'Alessandria mi sembra che va a giocare con Roa Bursiena, sì. mentre la Cremonese, se non sbaglio, va a Pistoia con la Pistoiese. Sulla carta le maggiori difficoltà sono per la Cremonese, però non bisogna farci conto, bisogna vincere, tornare alla vittoria in trasferta, perché altrimenti non ci siamo. Bene. L'ultima vittoria dell'Alessandria in trasferta risale addirittura all'anno scorso, il 18 di novembre, per cui bisogna cambiare assolutamente trend, perché sennò, nel senso, oltre a essere un campanello d'allarme, visto che in trasferta praticamente non si vince da tanto, e l'Alessandria ha vinto oggi in casa nella prima mezz'ora, tra virgolette, anche come ho detto precedentemente, con i suoi uomini chiave che non riescono a incidere, vedi anche il contatto, anche se non si deve, cioè la squadra non deve fare perno solamente su di lui, non va in gol da 7 partite consecutive, e anche Boccalone, il suo compagno di reparto, diciamo praticamente, non si è mai visto. Sì, diciamo che se... risultato comunque importante, per carità, per continuare il sogno. Sì, ovviamente, però c'è come l'impressione che questo meccanismo perfetto di tutto il girone d'andata si sia un attimo inceppato, notevolmente fermato in trasferta, perché non vince appunto da 2 mesi e più. Ma adesso rischiava addirittura oggi di incepparsi anche in casa, quindi speriamo che Braglia riesca a nuovamente rimetterlo in funzione e a trovare quella spinta che c'era nel girone di andata. Sì, praticamente, meno importante, una partita in
meno, e questo va bene, però nel senso bisogna pretendere, come ho detto già, pretendere di più, anche dal punto di vista anche mentale, anche se capisco, cioè magari venire da risultati negativi non ci neanche quello. Certo, però non bisogna rischiare di fare un altro passo falso, perché vorrebbe dire l'aggancio quasi se dovesse vincere la Cremonese, e a questo punto il problema psicologico, il problema mentale rischierebbe di acuirsi anziché risolversi. Quindi bisogna, ripeto, disinceppare il meccanismo. Sì, bisogna mettere a tacere tutto, anche il malumore, cioè se ci sono tra i tifosi, anche se non dimentichiamo praticamente la letale del testo della prima giornata, per cui non è niente, c'è. Non ci si può recriminare nel senso nell'andamento del campionato fino adesso, però adesso bisogna darci la spinta decisiva. No, assolutamente, perché comunque la squadra è prima in classifica, sempre, se non sbaglio, 4 punti di vantaggio, sì. E o bene o male, insomma, sta continuando verso. Domani sera c'è lo scontro anche tra Livorno e Resta, Livorno e Resta non sono, cioè, più tra le pretendenze al primo posto, però un altro punto diretto. Certo. Bene. Federica, grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao.